mi hanno aiutato siete stati voi che mi avete aiutato, è veramente nato un rapporto molto speciale con queste persone ed è venuto anche in chiesa dopo di questo fatto qui ed è stato molto bello per noi. Allora, punto, non parlo più di questo e non so neanche perché ho parlato perché non è nel mio punto. Ecco, questo capita anche a Belen do Pará, 3.000 km su, tutto sangue caldo, come si dice, no? I missionari più o meno hanno preso il mio vizio, per cui stavano linciando un'altra persona, un povero missionario si è buttato in mezzo, gli hanno dato gli spintoni, perché i preti lo rispettano un po', ma i missionari, poverini, ci passano sopra. E quindi è riuscito, e lei stava arrivando, anche Chiara stava arrivando, ed era una confusione terribile. Insomma, lui ha tremato per mezz'ora dopo perché non riusciva più a controllarsi, ma ha salvato questa persona. Punto. Adesso voglio parlarvi della Bibbia, della Bibbia. Vorrei che la Cassuda venisse qui perché vorrei dare la testimonianza di quello che la parola di Dio fa nella missione Belen. Il diario spirituale che vi ho insegnato, io vi consiglierei molto, vi consiglio di farlo tutti i giorni. Pazienza in questi giorni. Quando abbiamo la Via Crucis, eccetera, che sono 6 ore di preghiera e sostituisce il diario, ma domani lo faremo. E voi potete sentire che la vostra vita cambia e siete ancorati in maniera tale che nessuno vi può smuovere. E anche i nostri, com'è che rimangono in piedi 80 case di accoglienza? Rimangono in piedi con il diario spirituale tutti i giorni. Voi pensate che nessuno si alzi e abbia voglia di drogarsi, abbia voglia di bere, capito? Si alza col piede sbagliato. Solo che la prima cosa che fa, riunione, diario spirituale, mezz'ora di rosario, perché è il primo rosario del giorno. Dopo il diario spirituale, quando esce da lì non ha più voglia di drogarsi, capito? Perché la parola di Dio gli ha cambiato la vita. Io vorrei leggervi due versetti, legge, del Salmo 100, com'è in Italia, 107, 106. 107 e 106, che sono i versetti 18, possiamo leggere dal 17. Solo lo ascoltate e capite perché la parola di Dio è la regina della missione Belen. Altri, vivendo dal stolpe, avevano preso la via della rivolta. Scontavano la pena per le loro colpe. Altri, stolti, avevano preso la via della rivolta, capite? Questi due tassisti che si bisticciavano, ma che senso ha? Cioè, forse si vogliono uccidere, cosa faranno? Dicono che i croati non perdonano, eccetera, no? Ma dico, capite? È stoltezza, perché devi buttare via la tua vita così? Sembra che non abbia valore uccidere. Morire è la stessa cosa. Stolti non sapevano. Stolti perché avevano preso la via della rivolta lontano da Dio, capite? E scontavano la pena delle loro colpe, chiaro, perché si sconta. Quando una persona si allontana da Dio, sconta e paga le sue colpe. Rifiutavano di prendere cibo. Erano ormai sull'orlo della fossa. Si rifiutavano di prendere il cibo, capite? Attenzione, parole di Dio. Tutta questa anoressia, tutta questa mancanza di mangiare e di voglia di mangiare che c'è in Europa, questa depressione, mancanza di parole di Dio. Non voglio dire, attenzione, che chi ha l'anoressia o la depressione è un diavolo, in nessun modo. Forse i diavoli sono quelli che gli stanno attorno, che l'hanno fatto diventare anoressico. Ma una persona che non vive la parola non riesce a portare avanti la sua vita. È parola di Dio questa. Rifiutavano di prendere cibo, erano ormai sull'orlo della fossa. Attenzione, la mancanza della parola di Dio. Non dico questo per giudicare nessuno. Anzi, quando noi incontriamo una persona che ha questo problema, annunciamo Gesù, parliamo di Gesù. Lui può essere molto migliore di noi perché anche noi ci potremmo finire in quella situazione, capite? Non sto dicendo per giudicare, sto dicendo per sapere che cosa può salvare questa persona. Allora, nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li salvò
da ogni pericolo. Nell'angoscia gridarono al Signore, allora hanno avuto la forza di gridare, capito? Che cosa tu puoi dare di meglio a una persona? Insegnargli a invocare Gesù. Questa è la cosa importante. Insegnare a invocare Gesù, perché se una persona dice io basto a me stesso, io faccio tutto, io sono sufficiente, morirà. Morirà. Una volta una signora italiana mi ha raccontato, aveva un figlio di 45 anni, la mia età, aveva 2 anni fa. Si drogava ancora, eroina, eccetera. Allora mi ha detto così, mio figlio non si fa aiutare. Dico, cosa vuol dire questo? Da quando è nato, da quando era piccolo, voleva fare tutto da solo. E mi ha raccontato una scena che per me è emblematica di tutti quelli che vogliono fare da soli. Cioè mio figlio aveva aveva appena imparato a controllare i suoi andare di corpo così e voleva andare in bagno. E la mamma lo voleva aiutare perché il vaso si chiamava water. Water era grande e non ce la faceva. No, 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 da solo io, diceva la madre. No. Mamma, non hai bisogno, da solo io, da solo io. Allora si arrampicava sopra il water e si sedeva, ma anche per poco tempo perché cadeva giù, capite? E era piccolo questo bambino. E a un certo punto non riusciva a stare, cadeva sempre più giù, fino a che metteva i piedi dentro il water e si metteva con le manine così e continuava a dire da solo io, da solo io. Allora, questa è la scena di tutti quelli che vogliono fare da soli, capito? Che non vogliono farsi aiutare, realmente. E noi dobbiamo pensare, perché se noi insegniamo a gridare aiutami Signore, allora usciremo. Ma se non gridiamo aiuto al Signore, affonderemo come Pietro sulle acque, come questo bambino qui che diceva che voleva fare tutto da solo. Adesso arriviamo al versetto importante. Con la sua parola li fece guarire e li strappò dalla morte. Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li salvò da ogni pericolo. Con la sua parola li fece guarire e li strappò dalla morte. Attenzione. Con la parola di Dio, li ha strappati dalla morte della droga, dalla morte della disperazione, della depressione, dalla morte della delinquenza, con la parola di Dio. La missione Belè si sostiene, direi, totalmente sulla parola di Dio, meditata tutto il giorno. Noi, fratelli, non faremo nessun passo in avanti se non facciamo il diario o qualcosa simile del diario. E attenzione che non è sufficiente leggere il Vangelo. C'è qualcuno che lo legge e dà una sua ripercussione, ma Gesù non ha detto beati quelli che leggono la mia parola, non ha mai detto questo. Beati quelli che ascoltano e mettono in pratica. Quindi bisogna per forza sapere se stiamo mettendo in pratica o no la parola di Dio. Ecco, questa è la prima testimonianza che io voglio dare, perché la guarigione da tutte le droghe che ci sono è la parola di Dio. Grazie. E questo è il primo sasso che la Madonna ci insegna. State attenti che droga non è solo l'eroina, la cocaina, queste cose qua, il mondo ha deciso che sono droghe. Ma ditemi voi, l'ira non è una droga? Una persona che non riesce a controllare la sua ira, la sua rabbia, i 7 peccati capitali, la superbia, l'avarizia, la lussuria, non sono tutte droghe, solo che hanno deciso di non chiamarle così. Ma in realtà e così, per guarire, noi abbiamo bisogno della parola di Dio, la Santa Bibbia, è il primo sasso che la Madonna ci propone. Il secondo sasso, l'ho spiegato nell'altra catechesi, è il rosario. Allora, avete presente quella rivista Epoca, quella la copertina che mette il vasetto dei medicinali con il rosario che esce, per dire che il rosario cura, ed è vero, cura, cura, cura. Io non posso fermarmi a questo spiegare il rosario, solo vi dico che nella missione Belen 3 rosari al giorno si pregano e non si muore nessuno. E veramente uno può dire ma io non ho il tempo, penso io che dica così, no? Attenzione, il santo curato d'Ars arrivava a addormentarsi sui gradini della chiesa. E quando gli dicevano non abbiamo il tempo di pregare come te, ricordate che lui faceva 14 ore di confessione al giorno,
e dopo non aveva tempo di cucinare, e quindi si cucinava le patate bollite ogni 3 giorni, se le mangiava tutte sempre patate bollite, ma non c'è necessario fare così. E quando dicevo, qualcuno diceva, ma io non ho il tempo di pregare, e lui diceva, che brutta economia che stai facendo, tu non stai a fare economia, non sai organizzarti, ed è vero. Questo è vero, guarda, per esempio stamattina quando avete pregato sulla crisi, le gambe vi fanno male. Ecco, questa è la preghiera, la preghiera. E non voglio fermarmi, come ho detto, sul rosario perché non ho la possibilità e il tempo. Il terzo sasso è l'Eucaristia. Vorrei fermarmi abbastanza su questo, sull'Eucaristia, e raccontare alcuni fatti importanti. Ci sono qui dei sacerdoti, io vi auguro che loro possano fare questa esperienza che io ho fatto e che vi voglio raccontare in particolare per capire la forza straordinaria dell'Eucaristia. In questi giorni ho raccontato molte cose sull'Eucaristia, ho detto che i nostri coordinatori fanno un'ora di adorazione al giorno, anche se sono usciti dal carcere da poco tempo, anche se hanno avuto una vita di droga, il Signore ha scelto loro. Vi ho raccontato di quell'uomo evangelico che è stato fulminato dalla processione del Corpus Christi, adesso è sacerdote. Adesso vorrei dirvi altre cose sulla potenza dell'Eucaristia. In primo luogo, voi l'avete sperimentata nell'adorazione di ieri. Come siete andati con piacere all'adorazione? Come è stato bello l'adorazione? Si sente, capisci? E come sarebbe bello, io desidero anche ai sacerdoti che montino un'adorazione nelle vostre parrocchie, un'ora di adorazione settimanale, c'è da vergognarsi, un'ora di adorazione, ma comunque si può cominciare con un'ora di adorazione, e dopo di più, così, ma loro ne fanno di più, senz'altro, perché sono bravissimi. Attenzione, perché io adesso confesso i miei peccati, che non pensiate, io non avevo mai girato la notte, fino a 10 anni fa non ero mai rimasto alzato alla notte. E mi sembrava chissà che cosa, molto lunga la notte, così. E a un certo punto, quando mi trovavo a Vittoria, nello Spirito Santo, anzi, scusa, prima di Vittoria, nel 1996, mi trovavo nella regione sud di San Paolo, e le persone della parrocchia mi hanno chiesto: Padre, facciamo una veglia perché qui c'è molta violenza. Realmente la violenza era terribile. Sono arrivati a uccidere 7 giovani sparati, hanno sparato e sono morti nella porta della nostra chiesa. Io ero parroco in quel momento lì e mi sono chiesto: parroco di chi sono io? Capito? E le persone mi hanno chiesto di fare una vigilia, una veglia la notte intera. Allora io ho detto no, scusate, sono io la posizione, adesso la trovo. Ho detto alla mia comunità, facciamo una vigilia, una veglia. E mi hanno detto, no, puoi farlo perché ci sono sparatorie, ci sono cose pericolose, non puoi. E io sono rimasto così, ero parroco, ero anche coordinatore, quindi potevo forzare. Ma cioè, com'è possibile? E la gente mi diceva, padre, noi vogliamo pregare, ce lo lascia la chiesa aperta. Vabbè, io ho dato le chiavi della chiesa, ma dopo il giorno prima ho detto, ma com'è cosa strana? La gente va a pregare e io vado a dormire. Che tipo di sacerdote sono io? Che tipo di sacerdote sono io? Allora ho detto alla mia comunità, guardate, io voglio andare. Punto. Voi andate a dormire, io vado e punto, è finito. E sono andato in chiesa. Eravamo in 15-20 persone e ci siamo messi a pregare. Erano persone che pregavano abbastanza. Aspettate che tolgo il microfono. Vediamo se così si prende. Resistiamo un altro pochino e dopo cambiamo le batterie. Allora, e sono andato a pregare e a un certo punto io ho capito che noi dovevamo uscire col Santissimo. Dovevamo uscire in processione. Perché dicevo, chi la deve cambiare questa realtà? Noi, come facciamo? Non sei qui tu, Gesù, non puoi tu fare qualcosa. Allora ho detto alle persone,